Sanità in sala operatoria, il chirurgo opererà come un pilota dell'aviazione civile. La checklist sarà infatti il metodo di sicurezza utilizzato anche negli ospedali sardi per la verifica di tutte le attività chirurgiche, così come avviene nel mondo dell'aeronautica. Ce ne parla Laura Passetti. In sala operatoria misure di sicurezza ispirate a quelle che usano i piloti dell'aviazione civile. La checklist è lo strumento che la sanità ha deciso di utilizzare per la verifica di tutte le attività chirurgiche, proprio come avviene nel mondo dell'aeronautica. Un prezioso aiuto con cui si dovrebbero evitare procedure chirurgiche sulla parte del corpo sbagliata, la ritenzione di garze, strumenti o altri materiali nella parte operata. La checklist, è uno strumento, per cercare di promuovere la sicurezza in sala operatoria. Questa checklist è frutto del lavoro, di un tavolo tecnico istituito presso l'assessorato regionale alla sanità. È una semplice lista, di elementi che gli operatori devono valutare prima, durante e dopo l'intervento chirurgico. L'obiettivo è sempre quello di promuovere la sicurezza. Un elemento burocratico in più che appesantisce o un reale strumento di garanzia per il paziente? No, assolutamente un reale strumento di garanzia, di ulteriore garanzia per il paziente e soprattutto la sua diffusione sistematica in tutta l'isola e garantisce assolutamente un miglioramento nella gestione del paziente nel periodo preoperatorio, durante l'intervento e nel postoperatorio. Però questo è il primo passo, diciamo, perché poi ci sarà un secondo passo in cui ci sarà assolutamente una imbricazione tra quello che è la checklist e i protocolli gestionali, soprattutto delle patologie di altissimo livello specialistico.